la verità e la vita. Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Alleluia, Santo tuo nome, Gesù. Avvicinatevi al Vangelo, avvicinatevi al Creatore del cielo e della terra, con Lui che verrà un giorno a giudicare il mondo, con Lui che un giorno verrà a Alleluia. giudicare i vivi e i morti. Gesù Cristo è il vero Dio, Lui è il Verbo, la parola che è diventata carne. Lui è la luce del mondo, Lui è la salvezza dell'anima, Lui è il perdono di Dio, Gesù. Nessun altro, non sono i preti, non è un papa, è Gesù è la luce del mondo, è Gesù Cristo che perdona i peccati. Lui è venuto a dare il perdono ai peccatori. Gesù Cristo disse nella sua parola: io sono la luce del mondo, chi mi segue non resterà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Voi avete bisogno della luce di Cristo, cari. Voi avete bisogno della luce. Se tu non hai la luce di Gesù Cristo, se tu non hai la luce del Vangelo nella tua vita, il tuo cuore è buio. Alleluia. Se tu non hai la luce di Gesù Cristo nel tuo cuore, il tuo cuore è pieno di tenebre, il tuo Amen. cuore è spento. Se non abiti alla luce di Gesù, nel tuo cuore ci sono le tenebre, nel tuo cuore c'è il demonio. Se non c'è la luce di Cristo, alleluia, se non c'è Gesù nel tuo cuore c'è Satana. Gesù vuole liberarti da Satana. Gesù Cristo vuole liberarti dai demoni. Gesù Cristo vuole liberarti dal buio in quale ti trovi, perché Lui disse: io sono la luce. Gesù disse nella sua parola, nel Vangelo: io sono la luce. Ce l'avete la luce di Gesù Cristo? Voi che dite siete cristiani, ce l'avete la luce di Gesù? Vi dovete pentire se non ce l'avete. Hai il buio nel tuo cuore. Se tu non hai la luce di Gesù Cristo, nel tuo cuore ci sono le tenebre, nel tuo cuore c'è il peccato, nel tuo cuore c'è il diavolo. Ti devi pentire, la verità. Vuoi dirmi qualcosa? Se ho detto nel tuo cuore c'è il diavolo, vuoi dirmi qualcosa? È la verità, cari. Gesù disse: io sono la luce. Gesù lo disse. Chi fa il peccato è dal diavolo. Chi commette il peccato è schiavo del peccato. Chi ha le tenebre è schiavo delle tenebre. Chi vive nelle tenebre è schiavo delle tenebre. Chi vive nel peccato è schiavo del peccato. Ma Gesù disse: io sono la luce del mondo. Perciò c'è ancora speranza per la tua anima. Perciò c'è ancora la luce. Accoglietela, cari. Accogliete questa luce dal cielo, accogliete la luce di Dio nei vostri cuori, togliete via il cuore di pietra, togli via le tenebre del tuo cuore, accogli la luce di Gesù, accogliete, cari, questa luce che ti vuole dare Gesù nel tuo cuore, togli via le tenebre del tuo cuore, metti la luce, metti il Alleluia. perdono, togli il rancore del tuo cuore, togli la Amen. malvagità del tuo cuore. Togli le tenebre nel tuo cuore, metti la luce, metti la felicità vera nel tuo cuore, non mettere la pace breve nel tuo cuore. Gesù disse: io vi lascio la mia pace che dura per l'eternità. Gesù disse nella sua parola: io vi lascio la mia pace che il tuo cuore non avrebbe paure mai. Gesù disse nella sua parola: conoscerete la verità e la verità ti farà un uomo libero, una Amen. donna libera che non è Alleluia. schiava delle tenebre,
dei vizi, che non è schiavo delle menzogne. Gesù lo disse, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. La verità ti rende libero anche dal peccato, dai vizi. E la verità, caro, accogli questa verità nel tuo cuore. Accogliete la verità nei vostri cuori. Accogliete la verità del Vangelo, la verità del Figlio di Dio. La verità di Gesù Cristo, che non è una religione, lui è morto per te. Lui ha sacrificato la sua vita per i peccatori, per gli ingiusti e i giusti. Gesù è morto e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Anche io avevo delle lividure da essere guarito. Anche io un giorno avevo le tenebre nel mio cuore, ma ho accettato Gesù nel mio cuore e le tenebre sono scomparse. Il buio non c'era più, la luce di Gesù Cristo. Aggrappati anche tu, aggrappatevi anche voi, cari. Accogliete la luce del Vangelo, accogliete la luce della grazia di Gesù, accogliete la luce del perdono, accogliete la luce della grazia del Figlio di Dio, accogliete alleluia questa buona notizia che vi sto predicando. Non siate dei ciechi, non siate dei stolti, carissimi, pentitevi, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il regno di Dio è vicino, cari, pentitevi, salvatevi dal giudizio imminente di Dio su questa terra. Un giorno, cari, verrà un fuoco dal cielo su questa terra. Un giorno scenderà il fuoco di Dio che brucerà tutti i peccatori se non si pentono. Tutti i peccatori si perderanno in quel giorno. Tutti i peccatori quel giorno non avranno scampo davanti a Dio. Ma se tu ti penti, se tu ti ravvedi, in questo giorno avrai il perdono dal cielo, avrai la misericordia di Dio nella tua vita, avrai la grazia di Gesù Cristo nella tua vita. Se tu chiedi perdono a Dio dei tuoi peccati, lui ti darà un cuore di carne, toglierà le tenebre nel tuo cuore. Lui ti darà un cuore di carne e toglierà da te il cuore malvagio, il cuore di pietra, e ti darà un cuore nuovo e un spirito nuovo. Ti farà una nuova creatura, ti farà un uomo nuovo. Gesù Cristo solo lo può fare questo. Non lo può fare una religione, non lo può fare un prete, non lo può fare un cosiddetto papa, ma il Figlio di Dio lo può fare. Ti può dare un'altra vita, ti può dare un'altra speranza. Gesù Cristo solo ti può dare il perdono dal cielo. Non è un uomo mortale che può perdonare i tuoi peccati e i miei peccati. Cari, è Gesù. Alleluia! Believe in God! Gesù è la via! Alleluia! Gesù Cristo è il Salvatore! Pentitevi! E accettate la misericordia di Dio nei vostri cuori, nei vostri cuori. Gesù è venuto a portare il perdono. Gesù Cristo è venuto a sanare le ferite del tuo cuore. Perché ancora lo rinneghi? Perché ancora lo bestemmi? Perché ancora lo rifiuti? Se lui stai bussando al tuo cuore, Gesù, perché ancora non dici io non ho bisogno di Gesù? Io non ho bisogno del perdono. Tu hai bisogno del perdono. Tu sei un uomo mortale. Tu hai bisogno del perdono di Dio nella tua vita. Tu hai bisogno della misericordia di Dio nella tua vita. Perché sei un uomo mortale. Sei un uomo che sei venuto dalla polvere. E in polvere ritornerai. E perciò hai bisogno che tu ti penti, che te la vedi, caro, è la verità. Ti fa male la verità? Ti devi ravvedere anche tu. Pentiti del peccato. Salvatevi
Voi avete bisogno della misericordia di Dio. Voi avete bisogno del perdono di Dio, caro, è la verità. Voi avete bisogno del Figlio di Dio, l'agnello di Dio. Non ricordarti solo a Gesù un anno. Non ricordarti di Gesù solo a Pasqua. Ma ricordati del tuo Creatore ogni giorno. Ricordati del Figlio di Dio ogni giorno. Non ricordarti una volta all'anno, ma ricordati del Figlio di Dio tutti i giorni, che Lui è morto al Golgota, che Lui ha dato la vita per voi peccatori, che Lui è morto per salvare la tua anima, perché dopo la morte c'è un inferno da evitare, un fuoco da evitare. Ricordati di Gesù Cristo ogni giorno. Non ricordarti una volta all'anno, ma ricordati del tuo Creatore ogni giorno. Alleluia, benedico God. Jesus is coming. Repent. Pentitevi. Gesù Cristo ritornerà. Jesus is coming. Repent, pentitevi, Gesù Cristo ritornerà a giudicare i vivi e i morti. Gesù Cristo ritornerà a giudicare i peccatori. Chi bestemmia il nome del Signore, Gesù lo verrà a giudicare un giorno. Pentiti anche voi, giovani. Se tu muori oggi, dove andrai? Se tu muori oggi, dove andrai, caro? Pentiti, vi dovete pentire, carissimi. Ravvedetevi, è la verità. Ricordatevi del Creatore anche voi. Siete uomini, cari mortali, che anche voi dovete morire. Anche io un giorno morirò. Cari, è la verità. Tutto dobbiamo morire. E tutto abbiamo bisogno del Creatore, che ci dà la vita dopo questa vita. Gesù ci ha promesso, cari, che dopo questa vita Lui ci darà un'altra vita, la vita eterna. Gesù ci darà la vita eterna, cari. Accogliamo questa vita eterna che si trova nel Figlio di Dio. Amen. Che si trova nell'unigenito Figlio del Padre. Alleluia, è la verità. Oh, gloria a Gesù, il Figlio del Dio vivente. Pentitevi della magia, pentitevi della stregoneria, pentitevi dell'adulterio, ravvedetevi e convertitevi. Alleluia, fate un passo di fede, accettate il Figlio di Dio nei vostri cuori, allontanatevi dal peccato, prendete la via del bene, prendete la via retta che vi porta al cielo un giorno. Prendete la via di Gesù Cristo, il quale disse: io sono la via, la verità e la vita. Gesù disse: che cosa giova l'uomo guadagnato il mondo e poi perde la sua anima? Questo è il messaggio, cari. Questo è il messaggio, alleluia. Questo è il messaggio. Gesù ha detto che giova l'uomo guadagnare il mondo e poi perde la sua anima. Tu hai senza Gesù sei morto che cammina, senza Gesù hai le tenebre nel tuo cuore, senza Gesù tu non hai perdono, senza Gesù non hai misericordia, caro, è la verità. Gesù ti può dare la misericordia, il perdono, il ristoro all'anima, la pace all'anima, perché Lui ha detto: venite a me voi tutti che siete travagliati, oppressi, e io vi darò riposo. Gesù l'ha detto nell'Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28, è scritto: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Forse sarai oppresso del peccato, forse sarai oppresso che commetti tanto peccato, tanta malvagità c'è nel tuo cuore. Gesù ha detto: vieni a me e io ti darò riposo, vieni a me che io ti perdonerò, vieni a me che ti darò una speranza della vita eterna, vieni a me che ti lavo dai tuoi peccati,
Vieni a me che ti darò un cuore nuovo. Vieni a me che ti farò un uomo nuovo, una nuova creatura. Gesù questo ti dice anche a lei. Gesù l'ha detto anche a lei queste parole. Che ascoltate, gloria a Dio. È la grande verità. Alleluia, cercate il Signore. La sua memoria. Ne ho due. Prendi, caro, tieni. Era a casa. Credete anche voi, non perdere la mano. Non perdere la mano. Cercate il Signore. Pensate quel peccato della gente. Pentitevi, ravvedetevi e credete nel Figlio di Dio che ha dato la sua vita. Questo vi predico, cari. Alleluia, pentitevi nel nome di Gesù. Amen, gloria al Signore, gloria a Dio. Ci sono tante anime, carissimi, che hanno bisogno del Salvatore, hanno bisogno del Figlio di Dio. Purtroppo hanno dei cuori di pietra, è la verità. Si devono pentire, amen, nel nome di Gesù, che si devono ravvedere e credere nel vero Dio, nel vero Gesù Cristo, che non è una statua, non è una religione, ma che vita. Amen. Dio benedica mia moglie. Alleluia. Gloria al Signore, Dio vi benedica. Amen. Pregate, continuate a pregare per le anime perse nel nome del Signore. Amen. Amen. Il Signore ci benedica nel nome di Gesù. Amen. Amen. Shalom Adonai. Amen. Amen. Prego, mandi. Guardate le quante anime stanno arrivando. Osana, gloria, rabashia. Guardate quante anime. Pregate, cari. Gloria. Pentitevi. Cercate il Signore. Cercate la via, la verità e la vita. Convertitevi per entrare nel regno dei cieli. Vi dovete convertire a Gesù Cristo. Dovete dare le vostre vite a Gesù. Voi avete bisogno, cari giovani, di dare le vostre vite a Gesù. Voi avete bisogno di dare il vostro cuore a Gesù Cristo. Tu hai bisogno di dare il cuore a Gesù. Tu hai bisogno di lasciare il male, le vie peccaminose, le vie del male e seguire le vie di Gesù Cristo, cari giovani, anche voi che ascoltate. Gesù Cristo vi ama. Gesù Cristo vuole il vostro cuore. Gesù Cristo vuole darti una vita in abbondanza. Gesù Cristo vuole darti la vita eterna. Amen, che si trova in Lui. In Lui si trova la vita in abbondanza. In Lui si trova la vita in abbondanza. Si trova in Gesù. Amen. Thank you.
chi mi segue non resterà nelle tenebre. Questa Signore, unge il suo capo, Signore, usate di lui, parla tu nella sua bocca, in nome di Gesù, compungi il cuore, Signore, in nome di Gesù. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Gloria a Dio, alleluia. Oh, gloria. Gloria al Signore, salvali, Padre. Pentitevi. Il vero Vangelo è pentimento. Il vero Vangelo è pentimento, cari. È amore anche, ma anche pentimento. Voi vi dovete pentire. Deus abensoe, alleluia. Oh, gloria. Pentitevi, ravvedetevi. Amen, gloria al Signore, amen, amen. Cercate il Signore, cari. Cercate anche voi. Lui è la speranza anche per voi. Lui è venuto a alleluia. Gloria al Signore, grazie Padre. Amen. Amen. Gloria a Dio, amen.